Sono 18 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. La fascia di età dei neo contagiati è compresa tra i 25 e gli 83 anni. Così dall'inizio dell'emergenza il numero dei positivi nella nostra regione è ora di 4034. Non si registrano nuovi decessi e dunque il numero totale resta quello di 473 dall'inizio dell'emergenza, numero che era tornato a salire di una unità ieri a seguito della morte per Covid di un uomo di 76 anni di Stiglione Raimondo. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2.970 dimessi guariti, più 4 rispetto a ieri, di cui 15 che da sintomatici sono diventati asintomatici e 2.955 che sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 591, più 14 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 176.979 test, 1.019 quelli eseguiti nelle ultime 24 ore. 42 pazienti, più uno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 4, invariato rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 545, più 7 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 566 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 9 rispetto a ieri, 950 in provincia di Chieti, più 3, 1740 in provincia di Pescara, più 3, 745 in provincia di Teramo, più 3, 30 di fuori regione e 3 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Dati invariati per queste ultime due casistiche.